carnevale gioiosano, il carnevale che apre, ha aperto le sue sfilate con il murgo. Il murgo, questo è stato fatto in una maniera sicuramente molto molto originale per il secondo anno consecutivo, con, lo vedete, addobbato, riempito da tantissimi garofani. Siamo qui per la manifestazione tra costumi e chiacchiere, una manifestazione che io ho organizzato, voluto per una motivazione molto importante, che è quella di ritornare a ballare in mezzo alla strada, a ballare nelle piazze come si faceva una volta. Una volta ci si divertiva in maniera molto semplice, senza tanti surrogati. Noi non avevamo supporti, quello che avevamo era semplicemente la voglia di divertirci, il coinvolgimento e soprattutto questa grande voglia di aggregazione. Non c'era età, non c'era neanche comunque ceto sociale, e tutt'oggi la voglio riproporre per lo stesso motivo. Una lodevole nota di encomio va data all'associazione commercianti, all'AGIC, che con con il loro apporto siamo riusciti veramente a realizzare nel globale quello che è il nostro carnevale, realizzarlo in una maniera molto molto semplice. Quest'anno un'altra premiazione a supporto di quella dello scorso anno. L'anno scorso abbiamo premiato le regine del carnevale, quest'anno invece premieremo il re carnevale. Anch'egli comunque nasce da una tradizione, il re carnevale che apriva illo tempore le porte alle sfilate, e diciamo, per dare un nome che si potesse contraddistinguere dal solito murgo o altro, è stato chiamato Re Carnevale. Una nota da sottolineare: il Re Carnevale non viene premiato per un'età cronologica, nel senso che è il più anziano di tutti, no, viene premiato per la partecipazione attiva che nei tempi si è fatto praticamente promotore, si è fatto vedere. Adesso andiamo una scorsa a tutti quelli che ci sono lì nella... E questo comunque è il nostro carnevale, noi lo proponiamo così, con la semplicità, sperando che la mia voce non sia coperta dalla musica, con la stessa semplicità con cui è nato. Guardate le maschere, cominciamo con i più piccini per arrivare poi agli adulti, non agli adulti, a quelli che sono anche i vecchi del carnevale, i vecchi del carnevale, come ad esempio la sorella Materasso, l'alias, comunque le sorelle Bassalacqua, che in questo momento stanno ballando. Ah, ecco, guarda, lui balla, è proprio a fregare di me, non ne frega niente proprio, parla per riportare ancora in vita il nostro carnevale. Ci saranno i video che a breve, comunque, che Alessio stesso, il nostro cameraman, ci ha fornito, che a breve comunque verranno proiettati su questo mega schermo. Questo è il nostro carnevale, e io Lucella, che avrà anche lei qualcosa da dire. Lucella, tu ti vesti per diletto? Per divertirmi. Ecco, lei si... Per divertire gioiosa. Bravissima Lucella, questa è una bellissima cosa che tu hai detto. Alessio ti chiede di guardare. E questa praticamente ha anche è un supporto importantissimo per noi, perché se noi lasciamo morire questa tradizione, ovviamente moriremo anche noi. Infatti, è l'unica cosa... No, devi parlare Lucella, perché mi rimproverano che parlo sempre. È l'unica cosa bella che ci rimane a gioiosa, il carnevale. Grazie Lucella, la tua è una testimonianza più che veritiera. Lucia, che ha un costume veramente particolare, così come è particolare lei, perché si distingue, Lucia si distingue perché
si veste proprio in maniera goliardica, senza pretese. Lei non vuole vincere, difatti il suo costume è molto originale, carino, è di facile anche di facile preparazione. Lucia, sei qui per vincere? Allora, uno gareggia sempre per vincere, però l'importante è anche divertirsi. Che Lucia, sei grandiosa, riporti sempre quello che è il mio concetto, il divertimento, fonte inesauribile dell'essere umano. Detto questo, considerato questo, volevo ancora intervistare Daniele, che non è un gioiosano doc, ma che è entrato a far parte della famiglia dei gioiosani senza nessunissima difficoltà, si è integrato bene. Che ne parla comunque, che cos'è il carnevale per te e perché questo gradevole, grandissimo divertimento non deve finire mai? Perché il carnevale è unico qua, Gioiosa Marea, e io sono legato effettivamente perché ho conosciuto mia moglie in un carnevale. Grazie a tutti, grazie! Allora il carnevale ti ha portato fortuna parecchie volte, E speriamo che continui a portarmene! Sicuramente sì, perché il carnevale non richiede grosse pretese. Difatti Costantino, con uno dei suoi antichi vestiti, ha riproposto essenze di primavera, come vedete, solo semplice mimosa, foglie di edera e un po' di colore, basta dare proprio quell'emozione di primavera, quello che voglio riproporre. Perciò tutta gioia e colore! Tutta gioia, colore, divertimento! Divertimento che è unico perché è il nostro! Il divertimento è il nostro! Alessio, qui ci sono dei signori che non sono gioiosani, ma che mi sembra vengano da paesi limitrofi. Da dove venite? Buon carnevale a tutti! Da dove venite? Palermo! Ma è la prima volta che lo vedete? Sì! E che cosa? Bravi! No, non sia conciso, si esprima! Siete bravi tutti, bravi, bravi qui a Messina, bravi! Grazie, ancora un suo, credo, un amico del predecessore, dello stesso gruppo. Mancano i vestiti, però lo spirito è quello giusto. È vero, allora ciò significa che ritornerete? Niente, guarda, la prima volta che vengo vedo tutta questa bella sensazione. Allora vi diamo il benvenuto e che nel proseguo voi possiate essere parte attiva del Carnevale Gioioso. Sicuramente, senz'altro. Grazie. Ancora gente che viene da fuori e che, comunque un gioiosano d'adozione se vogliamo, però a Carnevale si è vestito in tempi passati, oggi invece nelle sue vesti migliori si ripropone a noi, perché oggi sai, moglie, figli, alla prole. Basilio, allora il Carnevale Gioiosano ancora continua ad esistere perché? No, complimenti, state organizzando una bellissima festa, ci sono delle vecchie tradizioni, è giusto come i balli in piazza che venga nuovamente rinnovato, complimenti, speriamo che continui così. Grazie Basilio, il tuo augurio veramente per noi è motivo di buon auspicio, perché la continuazione del carnevale per noi è, non sono solo le sfilate ma manifestazioni di questo tipo. Qua c'è la sorella Passalacqua che vuole essere intervistata perché lei proprio non intende smettere, non intende smettere. Allora a questo proposito io volevo porre nuovamente all'attenzione di questa maschera, che è una maschera particolare che neanche io conoscevo. La maschera la puoi togliere? La puoi togliere? Mi spieghi Rosetta esattamente che cos'è questa maschera, come nasce, come si chiama? Aspetta che me levo sta cosa. Bautto. Il nome è Bautto. Bautta? È una maschera antica. Da quando non c'erano tanti soldi.
soldi, quindi uno arricciava un lenzuolo, metteva una gonna e un cuscino, e tutto a posto. E questa è tutta la maschera. Ed è una maschera originale, io non l'avevo mai vista, non la conoscevo. L'anno scorso l'ho vista e adesso comunque la chiamerò sul palco, Rosetta, così lei potrà dire quello che è questa maschera. I soldi non c'erano per fare i vestiti e quindi si addobbava così. Questo proprio è il significato vivo, che con poco ci si diverte. Grazie. Diamo risalto ancora ad una figura che è un gioiosano tipico doc, ma che ha sempre vissuto comunque in Svizzera, dove ha realizzato la sua vita lavorativa, affettiva, professionale. Salvatore, come mai quest'anno a Gioiosa? Ma per il carnevale di Gioiosa, perché da tanto tempo che non ci venivo, ho fatto sempre il carnevale all'estero e quest'anno ho deciso di passarlo a Gioiosa. E noi te ne siamo grati, perché la tua figura, che è una bellissima figura, non fa altro che essere un buon contorno del carnevale. E questa medaglia? Allora, queste sono le medaglie dove ho partecipato io ai carnevali in Europa: Düsseldorf, in Svizzera, in Germania, in Francia e in Austria. Ottimo, congratulazioni. Grazie. Però Gioiosa rimane quello. Gioiosa rimane sempre Gioiosa. Inimitabile, grazie. Ci sono delle figure che comunque in questo momento non riescono ad essere parte attiva del carnevale, perché ovviamente lavorano per una specificità lavorativa, professionale, però comunque si sono sempre vestiti con noi. E Alessio, c'è il mio amore pure qui, l'ho intervistato. Allora, Matteo è una figura un po', se vogliamo, anche carismatica nella sua leggerezza, perché a Matteo bisogna prenderlo con le pinze, però nello stesso tempo riesce ad essere sempre molto, 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 molto partecipe. Grazie del pensiero e di questi apprezzamenti. Però mi piace che queste cose, iniziative così, fanno bene al paese, la gente si coinvolge, si diverte, è piacevole, giusto. Hai mai partecipato al carnevale come i gioiosani comunque hanno sempre fatto, però si trova qua per assistere a questa manifestazione, che sono sicura avrà note di encomio riguardo a questa manifestazione, è vero? Oh, vabbè, tutte le manifestazioni che portano persone in piazza, fanno divertire le persone, credo che siano positive, quindi anche questa è una manifestazione che mette insieme le persone, c'è un senso di comunione, c'è un senso anche di allegria che viene trasmesso, e quindi credo che proprio partendo da questo presupposto è una bella manifestazione, no? Perché la gente si diverte, forse caccia pure via qualche pensiero, in questo periodo i pensieri sono purtroppo tanti, no? Hai detto una bellissima cosa, effettivamente scaccia via i pensieri. Tra costumi e chiacchiere nasce così come nasce il nostro carnevale, per dare risalto a quella che è la spensieratezza, e come tale la dimostriamo, non vi è ceto sociale, non vi è età, e questo naturalmente è il risultato. E ultimiamo le nostre interviste con una figura importante, proprio perché è il presidente intanto dell'AGIC, questa associazione sorta da poco, che con grande disinteresse, ma con grande amore per il paese, parlo di disinteresse economico, ma grande amore per il paese, ha dato vita a manifestazioni che sono state veramente rilevanti, delle manifestazioni gradevoli, e tutto questo altro che a portare al nostro paese una nota di merito, se mi consente. Il qui presente è Andrea Todaro, è d'accordo con me? Sono d'accordo sul merito, ma va a tutti i commercianti che si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato duro per far sì che queste manifestazioni riuscissero, e non solo, per ricucire nuovamente il sociale in questo paese, e questo è molto molto importante. È importantissimo la collaborazione, è importantissimo soprattutto il dialogo con i giovani, ed è quello che noi cerchiamo di mandare avanti i nostri artisti, cerchiamo di mandare avanti quello che sono le tradizioni, ed oggi è dimostrato che la presenza delle maschere attive in questo paese
è stata sentita. L'invito che il signor Todaro in questo momento sta enunciando è molto importante, bisognerebbe affinché i giovani si possano avvicinare per far sì che le manifestazioni diventino maggiori e sicuramente più corpose, è vero questo? Sì, è vero, e comunque devono avvicinarsi anche per creare un paese nuovo, sono loro il futuro di questo paese e quindi devono capire che attraverso questa socializzazione si può arrivare ad ottenere dei risultati eccellenti. La ringraziamo di quello che ha detto, speriamo che questo possa essere accolto. Noi ringraziamo quanti hanno partecipato a questo carnevale e ci vediamo presto, a dopo.